Con un convegno dal titolo Su tutela dei, il magistrato Roberto Livatino, servire la giustizia come Dio comanda, si conclude la mostra organizzata dalla diocesi Locri-Gerace e dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani per ricordare il beato Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. E ci lascia questa grande eredità dell'essere non credenti, no? La sua frase, una delle sue frasi più importanti era che alla fine della propria vita nessuno ci chiederà se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. E in questo concetto di credibilità, di coerenza, di valori, Platone ci diceva sempre che la massima contezza deve essere data non al vivere, ma al vivere bene, cioè al vivere secondo onestà, secondo giustizia. E questo ha fatto il giudice Livatino. Ha vissuto con onestà e con un grande senso di giustizia ed è per questo esempio di vita che noi lo ringrazieremo in eterno. Questa terra produce persone come Rosario Livatino che sono un punto di riferimento costante nel tempo e il suo sacrificio, il suo spargimento di sangue è ancora oggi una testimonianza per tutti noi. Oggi è un momento importante, ricordiamo a Locri una straordinaria figura di magistrato, il beato Rosario Livatino, e molte personalità sono accorse in città per ricordare il sacrificio di una vita, di una professione dedita ai valori della giustizia e della legalità.